Guarda, perché non ti posso assolvere? Prima se n'è andato il padre, poi nella Charic che pure ho fatto un creato. Infatti, poi quando sta leggendo tutti i libri, killa, ha scoperto i pensieri, tu li prevenci e tu la diventi scemo, bro. Perché una rassegna dedicata al Teatro del Sud e quali sono le caratteristiche di un teatro del Sud, se esistono? Sì, cioè, la denominazione della rassegna di questo progetto è stata piuttosto meditata, questa denominazione, infatti a sud del teatro, no? Per indicare che non si tratta di un teatro del sud, cioè non è un teatro definito dalla sua collocazione geografica, è un teatro definito dalla sua posizione culturale. E rispetto al teatro, il sud del teatro è come dire teatro gotico, dire teatro romantico, cioè è parlare di un teatro con delle caratteristiche sue proprie che, diciamo così, coincidono con un'area regionale in virtù della vitalità dei dialetti e dei linguaggi di quell'area. Cioè nel caso del teatro, a sud del teatro, noi non troviamo quella separazione fra lingua parlata, lingua letteraria, lingua scenica, che invece è stato da sempre uno dei retaggi, uno dei problemi del teatro a nord, del teatro. Non tantissimo a nord, perché si va poi a nord, nord del teatro, ci ritrovi in area anglosassone, ti ritrovi in area francese, dove a partire dal 500 adesso i lessici e le strutture sintattiche sono rimaste molto più stabili che non nel caso italiano, dove basta guardare all'età dei nonni, guardare la prosa italiana di Pirandello, qualcosa di infinitamente lontano, ad esempio. Mentre nel teatro, a sud del teatro, i dialetti e le lingue e mantengono una sorta di vitalità toriale del parlante, che troviamo poi dopo declinata in diversi modi in ognuno dei tre segmenti. La seconda tappa della rassegna è con i corsari di Scampia. Se dovessi trovare, diciamo così, un'indicazione che riassume la loro particolarità rispetto a questa identificazione del proprio parlato, che è elemento comunque ricorrente, io direi che si muovono agilissimamente in una situazione di perenne disequilibrio. Cioè, ad esempio, in modo diverso, Saverio, La Ruina e Moscato vivono di una loro forma di metrizzazione, di riduzione ritmica, musicale, profonda del fatto linguistico. E nel caso invece di Punta Corsario trovo che l'elemento distintivo sia per appunto il disequilibrio. Se dovessi trovare un elemento distintivo del recitare di Saverio La Ruina, parlerei del metronomo, un assoluto metronomo interiore. E nel caso invece di Punta Corsario è un disequilibrio, un quasi quasi star lì per cadere e poi dopo ritrarsi, che è una tecnica di sorpresa del più alto dei teatri, che fosse il teatro del circo. No? Cioè, e diceva Bulgakov, sgomento dopo una rappresentazione del Cucù Magnifico, opera cardine di Meyerhold, lì che nasce il suprematismo, l'attore biomeccanico, però diceva Bulgakov, e però qua di fuori c'è il circo e nel circo ci sono dei pagliacci straordinari, capaci di virtuosismi incredibili. Ecco, io trovo che questa sia la via del comico di Punta Corsara, un'arte del disequilibrio che è punto del comico, però è anche punto di vista nei riguardi del personaggio. Personaggi caratterizzati, ma caratterizzazioni in un perenne disequilibrio, cioè capaci di precipitare nel comico o nel tragico. Ecco, disequilibrio è una parola allora che ci racconta Punta Corsara. Se ce ne dovesse regalare altre due che li definiscono, quali parole sarebbero? Questa non me l'aspettavo, perché già disequilibrio era molto meditato, cioè, quindi ho detto trovarne altre due, però io direi che la loro medialità antropica, cioè hanno Punta Corsara
una forma di vicinanza, di empatia, sarà la questione generazionale, anche se Emanuele Valenti, pur ben portati, comincia ad avere la sua età, bisogna dire il vero, però si sta identificando sempre più come maestro, quindi va bene in quel caso invecchiare anche, se può. La loro caratteristica è quella di una vicinanza ai sistemi mediatici e però con la tendenza di renderli ed assorbirli in azioni umane dirette, in presenza. In teatro, quindi, assolutamente sì. È come una concentrazione di video, di formati televisivi che precipita nel teatro arricchendone straordinariamente le gamme attoriali, quindi di presenza antropica. E poi dopo la terza parola, che però giustamente tengo per ultima perché sennò sarei tacciato di passatismo se l'avessi messa per prima, è però il personaggio. Hanno l'arte del personaggio, però guardate bene, non il personaggio da replicare, il personaggio da mettere in disequilibrio per ricavarne i succhi del proprio teatro.